Radio California. Radio California presenta Pescara Channel. Pescara Channel. In diretta Sergio Cinquino e Antonio De Leonardis. Pescara in caduta libera, sconfitta anche in casa dallo Spezia. Adesso la situazione si è fatta davvero pesante, contestazione da parte dei tifosi che sono andati anche sotto casa del presidente, non sappiamo chi, comunque fatto sta, ci sono stati dei petardi sotto casa del presidente Sebastiani. Poi ancora un momento che vede sotto accusa, inevitabile usare questo termine, anche se non ci sono concetti di colpa da espiare qui a Pescara Channel, però sotto accusa va la guida tecnica anche di mister Baroni, che comunque per il momento ha salvato la panchina. Ne parleremo questa sera con Antonio De Leonardis, come sempre. Buonasera Antonio, grazie. Ciao Sergio, buonasera a tutti. Buonasera. E ci siamo per commentare subito quella che è una situazione non facile. Pescara non è ultimo solo per una coincidenza, ma comunque fatto sta che il Pescara di questa stagione è un altro Pescara che fa tribolare. Ma sì, direi tantissimo, soprattutto ha fatto dimenticare in fretta il bel avvio di stagione, quello della Coppa Italia, dell'esordio in campionato. Dopodiché è iniziato questo autentico calvario con la formazione che non è riuscita mai a convincere in pieno, nel senso che questa è una squadra che non è riuscita mai a fare 90 minuti pieni allo stesso ritmo, ha avuto delle fiammate in quasi tutte le partite, 10 minuti, 20 minuti, mezz'ora o all'inizio o alla fine. Per esempio l'ultima, dopo aver buttato via un'ora con lo Spezia, si è avuto questa reazione, sicuramente buona reazione, anche credo anche frutto di cambi giusti in quel momento. Il problema è che inizialmente probabilmente almeno quello che aveva visto fatto vedere il campo, la formazione non era affidabile, cioè era abbastanza sbagliata, soprattutto questo equivoco Salamon piazzato davanti alla difesa, e quindi una squadra che non è riuscita a far gioco per un'ora intera. E tra l'altro è stata questa la dodicesima formazione in 12 giornate. Credo che anche questo sia un indicatore importante su quello che è stato finora il lavoro del tecnico e della squadra. E niente, ha salvato, come hai detto tu, ha salvato il posto, ha avuto la fiducia della società, però credo che questa non sia all'infinito, cioè deve convincere, ma lui insieme alla squadra. C'è già chi parla di un contatto con Calori. Ma io credo che sia molto, molto probabile, nel senso che tra l'altro, se ricordi, già 2 anni fa la società ha messo prima di Zeman addirittura si pensava all'arrivo di Calori, c'era stato un contatto concreto, e poi è stato un contatto che è stato ripreso anche l'anno successivo, per cui potrebbe essere questa. Tra l'altro è ovvio che se questa squadra non riesce a sbloccarsi, il cambio diventa quasi automatico, è difficile, voglio dire, portare avanti questa situazione. Si dice appunto che, ed è forse probabilmente vero, che comunque la squadra sta con l'allenatore, però da una parte questo può essere pure un aggravante. Lo ha dimostrato a Bari, però sì, poi le cose non sono cambiate. Voglio dire, può essere anche un aggravante, perché probabilmente recepisce degli input sbagliati. Abbiamo sentito Rumignani la scorsa settimana, uno che magari non sarà un teorico del bel calcio, degli schemi che adesso vanno tanto di moda, però un maestro di concretezza. Probabilmente manca un po' questa concretezza a Baroni. Ma secondo me sì, anche perché lui l'ha iniziato in un modo, questa squadra che sembrava molto propositiva, e poi strada facendo ha perso del tutto la sua identità, quindi una squadra che non si capisce se si difende o se è capace di attaccare, e quindi è molto estemporanea, è un cammino, cioè le prestazioni date sono veramente quelle che lasciano perplessi, perché questa è una squadra che all'improvviso non si sa di che pesce sia fatta. Non si vede ancora il segno, abbiamo detto di Rumignani, ma di concretezza se ne intende
anche Gianluca Colonnello, che è reduce dalla sua bella esperienza in Grecia, nell'isola di Zante, ma con una Serie B che vale anche molto più di quello che la stessa Serie B può lasciare intendere. Colonnello, buonasera, grazie buonasera per essere qui, Gianluca. Dicevamo di concretezza, insomma, tu sei uno che se ne intende non solo da giocatore, ma lo hai dimostrato adesso anche con la tua ultima esperienza in Grecia. Alla fine bisogna essere così, perché i punti sono importanti e il lavoro è incentrato soprattutto per quello. Molte volte si parla del bel gioco, ha giocato bene ma ha perso. Io per come ho vissuto da calciatore, secondo me il fine più importante è vincere la partita e cercare di fare un gol più dell'avversario. Per quello che hai visto del Pescara, cosa non funziona? Se manca un'identità, se è una condizione fisica nella quale tu sei in ogni caso maestro, vista la tua esperienza, se è un problema di tenuta, un problema psicologico come dice qualcuno, o anche l'aspetto tattico ha qualcosa che non funziona? Io ho visto il Pescara col Chievo, ho visto inizio di campionato quasi tutte le partite, e c'è stata un'involuzione incredibile, perché mi faceva ben sperare all'inizio, perché penso che tutto il pubblico e tutta la critica abbia visto un bel gioco, entusiasmo, la squadra giocava, secondo il mio punto di vista, giocava molto bene. Poi secondo me sono stati i risultati che hanno portato pian piano a perdere di sicurezza, e quindi ad arrivare a questa situazione non molto bella. Senti, Gianluca, per quel che riguarda l'assetto proprio tattico, squisitamente tattico, questa squadra è una squadra da 4-3-3, si annunciano dei cambiamenti, ci potrebbe essere un 3-5-2 a Brescia, pensi che sia il caso di cambiare qualcosa? Ma secondo me può giocare benissimo 4-3-3, perché ha giocatori con delle caratteristiche che se sfruttati al meglio possono far male. Dispiace per l'infortunio di Caprari, perché secondo me Caprari, Messori e Pasquato possono fare benissimo, e l'hanno dimostrato all'inizio di questo campionato. Secondo me attualmente con alcuni infortuni e con le sconfitte che sono arrivate, si è persa l'identità e adesso diventa un problema. C'è Antonio De Leonardis qui a fianco a me, voleva farti una domanda. Ciao Gianluca, ciao. Io appunto sono d'accordo con te, l'avevo detto prima, che questa squadra il problema è che ha perso identità, che all'inizio faceva ben sperare. Io credo che tra i problemi ci sia stato anche il tipo di mercato che è stato fatto, cioè questo mercato aperto fino alle prime giornate di campionato, che ha portato diversi giocatori che probabilmente si potevano anche starsene a casa, vuol dire non avrebbe cambiato granché. In effetti questo ha portato un po' a stravolgere via via anche l'identità della squadra, magari, cioè voglio dire, non è facile, tu dimmelo da allenatore, gestire un gruppo di 28-30 giocatori. Il problema si tratta di fare anche delle scelte, o no? Certo, non è semplice, però penso che a livello societario si sia agito negli ultimi anni per cercare di organizzare appunto una squadra che potesse giocare bene e fare bella figura. E poi ci possono essere degli errori, per ora non bisogna pensare al passato, no? Perché ci sono state delle situazioni che hanno portato a questo momento, perché mai gli errori di un giocatore in più, un giocatore in meno, è una concomitanza di situazioni che portano alle sconfitte. Da esperto di difesa, questa difesa del Pescara in cosa non ti convince? Ma non è fatto, ho visto diversi gol che il Pescara ha preso, sono stati poche volte, è stato un errore di reparto,
poche volte è stato un errore di reparto, secondo me pecca soprattutto di superficialità. Pure il gol preso domenica al 94esimo, ci sono delle partite sprecate. Vedi la partita di riserva della Juventus con l'Olimpia, forse ha creato circa 8 palle gol, alla fine poteva pure perdere, però ci sono delle partite che purtroppo si deve accettare anche il risultato di parità. Domenica scorsa sono stati presi due gol diciamo tra virgolette per superficialità, la stessa cosa è capitata in altre occasioni, sono arrivate delle sconfitte. Secondo me è proprio di lavorare soprattutto nell'insieme, ma deve essere anche il singolo giocatore a trovare la giusta attenzione e concentrazione. È una piazza che ti dà molto in questo momento c'è un po' di tensione, però fa parte del calcio questo. Gianluca, ecco, ti volevo dire, tu hai avuto come allenatore Ivo Iaconi, credo l'ultimo anno del tuo a Pescara hai avuto proprio Ivo, quindi lo conosci molto bene. Ecco, che tipo di Brescia si deve aspettare Pescara conoscendo Iaconi, cioè le scelte come tipo di allenatore? Io prediligo il gioco, il bel gioco, e penso che cerchi di rinforzare la partita così. Non è un difensivista, poi ha giocatori importanti il Brescia, ha Caracciolo lì davanti che può fare benissimo la Serie A, ogni anno conclude il campionato con 12, 13, 14 gol. Quindi bisogna prestare molta attenzione perché è una partita molto importante per il Pescara, che può rappresentare un viatico importante per il proseguo del campionato, perché non è detto che il Pescara non possa fare un bottino pieno a Brescia. C'è anche Sesto, che tu conosci bene dai tempi Siena. Del Siena, sì. Sesto è, per me è un altro giocatore che poteva fare benissimo in Serie A. Io l'ho seguito per un intero campionato con Antonio Conte, ha giocato in maniera strepitosa, segnando e confezionando assist a ripetizione. Quindi, come ho detto prima, ha un organico di primo livello il Brescia, ha una ottima organizzazione di gioco. Quindi Gianlu, rispetto, voglio dire, tu prima abbiamo parlato della partita precedente, rispetto allo Spezia è un impegno più severo, perché lo Spezia era venuto all'Adriatico giusto con una tattica molto accorta, molto guardinga, quindi non è che avesse molta voglia di cercare il colpaccio. E insomma, Brescia ti aspetti invece un altro tipo di partita da parte dell'avversario. Io ho visto la squadra dello Spezia, sono rimasto molto deluso, squadra molto statica, non bella da vedere, incappata in una giornata negativa del Pescara, perché secondo me se si premeva un pochino l'acceleratore di più, senza timore, il Pescara avrebbe potuto vincere la partita. Ha iniziato alla stessa maniera dello Spezia, con il freno tirato. Secondo me è stata una pecca per il Pescara, perché ho visto lo Spezia e, ripeto, sono rimasto molto deluso e mai avrei pensato che potesse portare a casa i 3 punti, perché non l'ha giocata la partita insieme al Pescara, nel senso che il Pescara ha buttato via un'ora, il dispiacere è stato quello, perché dopo ha raggiunto l'uno il pari il Pescara, poteva prendere un calcio di rigore e alla fine poteva pure vincere. Però ripeto, se delle partite sono sprecate, se attraverso un momento di difficoltà, quindi diciamo che la squadra è come un malato che prende dei medicinali e piano piano si deve risollevare. Però in queste situazioni bisogna accettare anche il punto e prestare, ripeto, molta attenzione, perché tutti insieme se ne viene fuori da queste situazioni. Gianluca, ci parli un po' della tua esperienza in Grecia? No, la mia esperienza è stata molto dura, altrettanto bella, perché con una neopromossa, la più piccola della Serie B, là i gironi sono girone nord e girone sud, partecipando anche al girone nord, e quindi ci davano tutti per spacciati perché avevamo trasferti 26 ore. Piccola isola di Zante. Sì, 40,
Sì, 40.000 abitanti, però come vendita di biglietti, di ticket, siamo stati i quarti della Serie B. Quindi 2.500 persone potevano venire, 2.500, 3.000 venivano. Quindi è un dato molto importante. Poi siamo salvati con 5 giornate d'anticipo su 26 partite. Abbiamo fatto record della Serie B della storia vincendo 5 partite di fila in casa, e mai era successo. E ho fatto esordire 27 ragazzi. E adesso ti aspetta l'Italia? O la Grecia? In Grecia c'è stato il bello e il brutto, perché il brutto perché non pagano, e quindi la difficoltà in quella nazione è questa. Spero in una chiamata in Italia, ma soprattutto una chiamata di una squadra dove si possa lavorare con un pochino di tranquillità e dopo dare esperienze, dare gioco e se va bene meritare qualcosa di buono, se va male di conseguenza, però spero in una squadra normale, ecco. Domanda antipatica, anche soprattutto nel tuo ruolo di collega, sì. Secondo te Baroni è innocente o colpevole di questa situazione? Alla fine, come ho detto prima, le situazioni portano pure a sbagliare. Gli allenatori non sono mai esenti da colpe, perché gestire certe situazioni non è mai facile. Se non funziona diventa inevitabilmente. Gestire tante situazioni non è semplice, però quando le cose non vanno bene, io penso si debba sempre dividere tra diversi fattori, ecco. Compreso l'allenatore. Grazie a Gianluca Colonnello. Noi togliamo le castagne dal fuoco e mandiamo questa canzone degli anni 90 dei Blu, che era proprio colpevole. Ciao Gianluca. Ciao, buonasera a tutti. Ciao.
ci vuole una squadra che vada in campo con convinzione. È chiaro che non si può cancellare tante cose, e quindi, ma cercando di andare intanto a migliorare sia il suo atteggiamento, che comunque ci siamo, e forse ecco ripartire anche proprio dagli ultimi 15 minuti, perché è stato anche il momento in cui sono rientrati alcuni giocatori per noi importanti, e io mi aspetto molto da questi giocatori. Grazie a Luca Teseo in regia per questo collage e un po' i collegamenti, come si faceva una volta alle scuole medie, collegamenti fra le varie materie. E Antonio, effettivamente anche dalle dichiarazioni Baroni non è sembrato proprio uno che avesse il polso della situazione, è sembrato un po' sotto shock. Ma no, voglio dire, lui il fatto che abbia detto di ripartire dagli ultimi 15 minuti significa pure magari che ha rivisto le sue scelte, appunto, che in effetti negli ultimi 15 minuti non è un caso se Pescara ha giocato in maniera diversa, ma non aveva più Salamon, aveva Lazzari e Biano su mezzale, insomma era un altro tipo di squadra. E in effetti io questo mi auguro, che anche andare a Brescia con un atteggiamento difensivo, magari riproponendo Salamon alla Franco Rosario, cioè se il libero aggiunto come si usava 40 anni fa, questo sarebbe secondo me un suicidio tattico. Il problema, anche perché dall'altra parte, come ha detto Colonnello, c'è una squadra piuttosto tecnica che il meglio lo ha proprio in avanti. Colonnello ha parlato di Caracciolo, io aggiungo Sodigna, che in questa categoria è un giocatore che può tirare fuori la giocata in qualsiasi momento. E del resto anche l'ultima partita, quella persa a Trapani, ha visto il Brescia due volte in vantaggio, quindi una squadra che al gol ci arriva, che magari ne prende pure, per cui l'obiettivo del Pescara dovrebbe essere quello di cercare di mettere in difficoltà, e non tanto di cercare di strappare il punticino come aveva fatto a Bari, non gli è riuscita, ma è stato preso a pallettare. Proprio il caso Bari, non è per rimanere su Baroni, che sicuramente adesso avrà i suoi problemi da risolvere, però facendo ancora un passo indietro e tornando alla partita con lo Spezia, l'impressione è che Baroni, proprio nelle partite nelle quali Pescara può giocarsi più chance cercando di costruire, perde la bussola. È successo nel caso di Salamon, è successo in casa con il Bologna, è successo in altre circostanze, e però magari proprio invece nelle partite in cui ci si tratta di difendere potrebbe valere anche quella che è la sua specialità, se vogliamo, che aveva dimostrato anche lo scorso anno a Lanciano. Non è che al momento è andato un po' in confusione e magari prova a fare il contrario a questo punto con lo Spezia, gioca col doppio libero e poi magari va a Brescia e prova a giocarsi la partita e ne prende 4 lo stesso? Mai, no, io penso appunto che l'unica l'arma che c'ha è proprio quella di provare a giocarsi in maniera convinta, voglio dire, perché come hai detto tu, i guai del Pescara sono cominciati secondo me quando ha cominciato a fare delle scelte tattiche. Appunto la partita col Bologna era un classico, arrivava una squadra in gravissime difficoltà, che la settimana prima aveva rischiato di prendere 4 gol in casa dall'Entella, e lui ha messo in campo una formazione molto guardinga, sperando magari di cambiarla nella ripresa, cioè questo succede magari col fantacalcio, però voglio dire, tu quella partita lì te la devi giocare diversamente. Io spero appunto che anche gli errori fatti, anche comunque le scelte che sono poi risultate negative, l'aiutino a cercare di giocarsi questa io penso che sia un'ultima chance, a giocarsela con tutte le sue armi migliori, no? E non tanto con una gara difensiva in cui sperando di strappare il punticino, come era successo a Bari. Esattamente. Allora, Brescia, Frosinone, Modena e Lanciano sono le 4 partite, rispettivamente la prima e la terza, cioè Brescia e Modena fuori e poi Frosinone e Lanciano in casa. Sono le 4 partite che aspettano il Pescara nel prossimo mese e aspettano, almeno sulla carta, anche Baroni. C'è chi dice che da Lanciano si spera
sperano quelli che ci sono rimasti male quando Barone è andato via, che arrivi alla partita con il Lanciano in situazione di crisi e magari possa essere proprio il Lanciano a far fuori Barone. Secondo te ce la fa ad arrivare a questa partita, Antonio? Ma guarda, dipende appunto, come ho detto prima, secondo me molto da lui e dalla squadra. È ovvio, in questo caso io guardo sempre l'aspetto tecnico, al di là di quelle che possono essere le polemiche, la società, tutto quello che volete, perché poi queste sono polemiche che vengono fuori tutte le volte che le cose vanno male. Però è quello che mi preoccupa è l'aspetto tecnico della. Io credo che finora questo Pescara abbia dato molto, ma molto meno di quello che poteva dare. E quindi io credo che lui riuscirà a mantenere la sua posizione se riuscirà a dare una svolta proprio al rendimento della squadra, quindi potrebbe anche arrivare alla gara con Lanciano, ma a quel punto il peggio credo che sarebbe passato, perché insomma significa che prima di quella gara ha convinto qualcosa. In più tieni conto, insomma, è un momento molto molto difficile, perché già dalla prossima partita, tra l'altro, mancheranno i nazionali, mancheranno appunto Zuparic, Boldor, Bjarnason, Memushai, che poi credo che sia la migliore novità degli ultimi tempi, e quello in cui, secondo me, sul quale ricostruire finalmente un centrocampo propositivo, e quindi le difficoltà aumenteranno ancora di più. Insomma, è un esame molto, molto severo e molto importante. E addirittura Zuparic è sconvocato, sì, questa Zuparic volta dalla nazionale. Sì, dovrebbe fare esordio con la nazionale maggiore, che non è poco. E siamo in chiusura, però dobbiamo parlare un attimo anche di quella che è stata una contestazione prima di tutto poco rumorosa e poi molto rumorosa, anzi direi in questo caso sicuramente troppo rumorosa. Ha invaso la vita privata del presidente, che avrà pure le sue colpe, però di fronte a questi episodi non c'è altro da dire che davvero sono episodi deprecabili. Sì, ma guarda, non è il primo, purtroppo, questo voglio dire. Io tra l'altro, insomma, ho attraversato un po' la storia degli ultimi 40-45 anni e ho visto contestazioni di questo tipo nei momenti peggiori. È successo a Galeota, insomma, che è presidente delle due promozioni dalla quarta serie alla B, e prima di quello, insomma, c'era la polizia sotto casa, e poi è successo a Marinelli, è successo a Capacchietti, a Taraborelli, a tutti quelli, che allo stesso Scibiglia, che insomma è stato quello che ha tenuto più a lungo il timone. Quindi allora, a me quello che non è piaciuto è stata la contestazione preventiva nella partita, che già avevamo visto l'altro anno nel finale campionato, cioè prima della partita la squadra contestata. A me sembra una fesseria, nel senso, mi sarei aspettato magari a fine partita una contestazione anche rumorosa, voglio dire, perché era giusto che fosse così. Però se veramente, cioè, non ha senso, voglio dire, secondo me questo tipo di contestazione preventiva. Io credo che Sebastiani si è lasciato scappare, a Pescara giochiamo fuori casa da 3 anni, giochiamo fuori casa, è vero, spesso è così. Io vedo proprio, anche stando in tribuna, un malessere, un nervosismo alla prima palla sbagliata. C'è già chi dà da matto, perché non so poi, cioè, purtroppo il calcio è diverso, e se è vero che il pubblico è sempre stato il 12° uomo, credo che insomma quel modo non è il modo migliore per dare l'apporto a una squadra in difficoltà. E comunque tu mi insegni che alla fine il pubblico può fare poco quando, sì, i problemi, no, ma appunto, ci sono. Guarda, io sono sempre dell'idea, ma i fatti dicono questo, che è sempre la squadra a trascinare il pubblico e non viceversa. Purtroppo questa squadra non ci riesce, e dalla parte del pubblico l'unica cosa, arma che ci può essere quella di dargli una mano. Poi al di là di quello che uno pensa sulla società, su tutto, sulle operazioni fatte e via dicendo, almeno per quei 95 minuti ci deve essere questo tipo di apporto. Se non ci sta, alla fine noi abbiamo visto anche stagione del massimo disinteresse, 1000-1500 spettatori allo stadio, anche in Serie B, anche nell'epoca Scibiglia, per cui quando è così è ovvio che le cose non possono andare bene. Se c'è un modo
per, non dico per ricompattare l'ambiente, poi comunque per fare ognuno la sua parte durante soprattutto durante la partita. Deve essere ovviamente la squadra a riconquistare questo pubblico. Il pubblico, da parte sua, può solo cercare nel corso dei 95 minuti di dare quell'apporto che può dare, che è anche di incoraggiamento nei momenti di maggiore difficoltà, che sia una squadra in enorme difficoltà è fuori di dubbio, e che non ha ancora un'identità è fuori di dubbio. Se gli vogliamo dare una mano, credo che sia solo quella di sostenerla. E vediamo quello che accadrà di qui alle prossime quattro partite, che ricordiamo sono Brescia, Frosinone, Modena e Lanciano. Siamo arrivati alla fine, ma non lasciateci, ci sono Luca Teseo e Marco Tontodonati con Il Gatto e la Volpe questa sera, puntata molto interessante con il vice sindaco di Pescara Enzo Del Vecchio, e si parlerà di gomme da neve a Pescara. Per chi poi invece volesse rimanere su Pescara Channel in televisione, questa sera ore 21 su Telenove canale 74. Appuntamento per noi è a mercoledì prossimo con Sergio Cinquino, con Antonio De Leonardis e Sergio Cinquino. A risentirci. Buonasera a tutti, buonasera. Radio California ha presentato Pescara Channel. Pescara Channel. In diretta Sergio Cinquino e Antonio De Leonardis.